Io ho detto capo, io voglio un giorno per riposo. Capo ha detto no, te vai via. Te serve 8 ore lavoro, altro dita. Licenziati perché non volevano lavorare il giorno di Pasquetta, è accaduto a 5 operai pakistani di una ditta Pronto Moda di via Carcerina a Campi, una situazione che è solo la punta dell'iceberg di una storia di sfruttamento che ha portato gli operai, i sindacati e tanti operai solidali a manifestare davanti all'azienda per far valere i propri diritti. In questo quadrante che non va, che non funziona, e che appunto perpetua un modo di fare di questo genere, nega i diritti, permette che le persone siano sottopagate e quindi c'è un sommerso che però è parte integrante di un sistema verso il quale, ripeto, la politica, le istituzioni e le comunità devono cominciare ad aprire gli occhi. Io oggi sono a dire anche questo con molta umiltà e con molta responsabilità, credo, ma con assoluta determinazione. Si tratta dei lavoratori che per anni hanno lavorato 12 ore al giorno senza turni di riposo, niente ferie, niente malattie pagate. Il loro datore di lavoro li ha licenziati tutti con un messaggio WhatsApp solo perché non hanno lavorato a Pasquetta. Nei giorni precedenti avevano richiesto di lavorare anche loro 8 ore per 5 giorni. I 5 operai di origine pakistana erano impiegati presso la ditta di proprietà di un imprenditore di nazionalità cinese. Una ditta che ha cambiato nome e partite IVA svariate volte, ma dietro la quale si celava sempre lo stesso padrone. Oggi nello stesso stabilimento ci sono lavoratori formalmente dipendenti di ditte diverse. Ma difficile anche dire il numero esatto dei dipendenti tra regolari e in nero.